Un saluto a tutti da Zed Castle e bentornati al Trono del Re, terzo episodio. Come vedete, la Sala del Trono sta crescendo episodio dopo episodio, ma devo ringraziare due persone speciali per tutto questo. Miguel Velasquez, che ha realizzato la meravigliosa sigla e che ha realizzato lo stupendo logo che avete visto ad inizio serie, e Luca Ice di Ice Production, che mi sta aiutando tantissimo nel comparto tecnico. Un grazie veramente enorme a due fratelli. Nello scorso episodio vi ho chiesto di scegliere tra Wolverine Arma X e Devil Rinascita, e anche se solo per una manciata di voti il popolo ha scelto. Dunque preparatevi, signore e signori, sto per portarvi a conoscere l'uomo senza paura sulle strade di Hell's Kitchen, ma non perdiamo tempo, andiamo a conoscere Devil Rinascita. Sigla! Fin dai tempi più antichi il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni, troni di spade, troni vuoti, troni senza paragoni, fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga, per leggere i fumetti. Siamo nel 1986, in pieno governo Reagan. Sono anni difficili, c'è un enorme divario tra la popolazione ambiente e il ceto povero in America, ma è anche un anno eccezionale, perché questo signore, Frank Miller, ha dato inizio alla sua rivoluzione, sì, perché è appena uscito Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, un fumetto importantissimo, perché dopo l'uscita di questo fumetto, tutto il mondo del comics americano cambierà per sempre. Le storie diventeranno più profonde, più oscure, più adulte, e nello stesso anno esce questo meraviglioso fumetto di Frank Miller, Devil Rinascita, assieme a David Mazzucchelli. Questo fumetto racconta soprattutto dell'uomo dietro la maschera, di Matt Murdock, avvocato, cieco, ha subito un incidente gravissimo, ma questo incidente gli ha donato anche dei superpoteri. Lui ha il potere di percepire la realtà attraverso una specie di sonar naturale che iperpotenzia i suoi sensi. Matt Murdock, Daredevil, non fa parte di nessun supergruppo, è un eroe molto underground, in effetti rappresenta un po' i disadattati, lui è un portatore d'handicap e proprio per questo motivo viene un po' tenuto in disparte da certi gruppi sociali. Ma Matt Murdock ogni notte indossa i panni di Daredevil, il diavolo custode di Hell's Kitchen, è il protettore di una delle zone più criminali di New York City. Devil Rinascita è una storia di peccato e redenzione, un tema carissimo a Frank Miller. È una sorta di cammino iniziatico di ogni singolo personaggio verso la propria redenzione personale. E il fumetto inizia con un peccato gravissimo. Karen Page, l'ex fidanzata di Matt Murdock, l'amorevole ex segretario dello studio legale Nelson e Murdock, purtroppo da tempo ha abbandonato la retta via. Sì, perché si era data al mondo del cinema, ma sapete, i sogni non sempre si avverano, non sempre la vita va come vorremmo. E dopo una pellicola andata male e una terribile depressione, purtroppo cade nella tossicodipendenza. Karen Page è una eroinomane. È costretta a fare film porno per pagarsi le dosi e in un attimo di follia commette il peccato più grave di tutti, tradimento. Per pagarsi una singola dose vende il vero nome di Daredevil, Matt Murdock, alla criminalità organizzata, la quale ovviamente non perde assolutamente tempo nel consegnarla nelle mani del vero demonio, del vero diavolo di questa storia, ovvero il signore del crimine di New York City, Wilson Fisk, a.k.a. Kingpin. Matt Murdock si sveglia una mattina e riceve un messaggio in segreteria telefonica da parte della sua ragazza, Glory. Glory lo lascia. Lo lascia perché non ce la fa più a resistere con una persona che non vuole farsi aiutare. Glory capisce che c'è un problema. Ma Wilson Fisk ha già iniziato il suo attacco, metodico, chirurgico, inarrestabile. Matt riceve un mandato di comparizione. L'accusa è gravissima. Corruzione. Un agente di polizia afferma di aver visto Matt Murdock, l'avvocato Matt Murdock, elargire mazzette per corrompere una giuria. Wilson Fisk non si ferma. Toglie a Matt Murdock il lavoro, la fidanzata, i soldi. Gli fa esplodere la casa. Sì, perché Wilson Fisk capisce una cosa importantissima. È meglio attaccare l'uomo dietro la maschera che non l'eroe in costume, e comincia a distruggere la vita di Matt Murdock. Vi ho parlato dell'importanza dell'identità segreta presentandovi Civil War. Ebbene, Frank Miller in questa storia anticipa questa tematica di ben
20 anni. Kingpin, il signore del crimine, distrugge la vita di Matt Murdock poco a poco, inesorabilmente. Glory, l'ex fidanzata di Matt Murdock, trova immediatamente conforto tra le braccia di Foggy Nelson, il socio storico e migliore amico di Matt Murdock, il quale diventa a sua volta un peccatore. Tutta la storia si basa proprio sulla caduta all'inferno di Matt Murdock, il quale diviene un peccatore, cede a tutte le proprie paure e a tutti i suoi istinti più bassi, come la vendetta. E la sua sarà una lenta risalita dall'inferno al purgatorio fino alla redenzione. Karen Page è una traditrice. Karen Page cerca in tutte le maniere, dopo essersi resa conto di quello che ha fatto, di trovare una soluzione, di scappare dalla vita che sta conducendo. Vuole rincontrare Matt, vuole il suo perdono, ma si rende conto di averlo probabilmente ucciso, rivelando il suo più importante segreto. Ben Urich, uno dei giornalisti più importanti di Cronaca Nera del Daily Bugle, il giornale per cui lavora anche Peter Parker, intuisce che probabilmente c'è una macchinazione di Wilson Fisk dietro la distruzione dell'onesto avvocato Matt Murdock. Avvia un'inchiesta, ma viene subito intercettato da Kingpin, il quale con le minacce lo riduce al silenzio. Quindi un altro peccatore, codardia. La distruzione di Matt Murdock è inesorabile. Ad un certo punto lui cede veramente a tutte le paranoie e alle paure. Pesta decine di scagnozzi alla ricerca del nome del suo accusatore. Capisce finalmente che c'è Kingpin dietro tutta questa storia. E in preda alla furia, alla cieca furia, lo vuole affrontare faccia a faccia. Ma è troppo tardi. È troppo tardi perché la distruzione psicologica che Kingpin ha operato nei suoi confronti è già troppo avanzata. Riesce a malapena a sferrare un paio di colpi e viene completamente massacrato da Kingpin, rinchiuso in un baule di un'auto e spedito a fare compagnia ai pesci. Da qui comincia la rinascita di Matt Murdock. Ma in questa grande avventura, per fortuna, non mancano gli aiuti divini. Ben Urich, terrorizzato, ridotto al silenzio dalle minacce di Kingpin, viene aiutato da un personaggio inaspettato, dal direttore del Daily Bugle, J. Jonah Jameson, che vi ricorda ha sempre osteggiato l'uomo ragno, definendolo un nemico pubblico. Gli dice: Ben, un giornalista non deve mai farsi spaventare, specie quando è in possesso di una delle armi più importanti di tutte, ovvero 5 milioni di lettori, un'arma che può far dimettere sindaci e presidenti, ed è da tempo che quest'arma deve essere puntata contro Kingpin. Ogni colpo di scena vi lascerà completamente a bocca aperta. Vi immedesimerete in Matt Murdock e nel suo modo di vivere le cose, delle sue sensazioni, le sue emozioni. Oh, oh, la luce! Bello scherzo di merda, dai! Dai, riaccendi! Oh, ecco, così va meglio. E ogni personaggio all'interno di questa storia ha più chiavi di lettura. Ci sono dei parallelismi con la religione veramente favolosi. Direi che a un certo punto, veramente, Daredevil, Matt Murdock, assomiglia quasi a Gesù. Tentazione di quando era nel deserto o nel momento del grande tradimento dell'ultima cena con Giuda. Stile di Miller poi lo conosciamo, è stato forse il primo a introdurre lo stile hard-boiled nella narrazione dei comics americani, e se pensiamo che è unito al tratto di David Mazzucchelli, così noir, il tutto acquisisce un significato particolare, diventa molto cinematografico. Io sto con Daredevil, adoro il personaggio, è indipendente, è underground, è un local hero legato al suo quartiere. Vedete, lui è distante dai conflitti intergalattici, dalle battaglie su epica scala come quelle dei personaggi come Thor, Iron Man e Capitan America. Lui vive sul territorio, lui combatte criminali comuni, reali, nelle zone dello spaccio, della prostituzione, dello sfruttamento. E in qualche maniera, nonostante i suoi superpoteri, è verosimile, è credibile, perché è un uomo. È fallibile, ma coraggioso. È forte, ma anche fragile. È uno di noi. Devil, rinascita, must have. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, su Devil, rinascita, l'opera meravigliosa di Frank Miller e David Mazzucchelli, come al solito lasciate un like nella pagina Zettone Zcastle e condividete il video con tutti i vostri amici. Vi auguro buona lettura e ci vediamo al prossimo episodio di Il Trono del Re. Un saluto da Zcastle, ciao! Ok, Daredevil figo finché vuoi, ma è arrivato finalmente il momento di scegliere il fumetto di settimana prossima al Trono del Re.
Io dico di ripescare uno dei fumetti che Zeta ha già proposto nelle settimane scorse. Dopo quella ciofeca del film che è uscito al cinema, io direi che La morte di Superman è un'ottima alternativa. Miguel? Luca, e dai! Ragazzi, qui è Velasquez dal trono, mi raccomando votate Wolverine Arma X. E dai, Luca, salutami Marta. Zettone, bella. Yo! Ciao, ragazzi.